Amici e amiche di BPM Power, vi ricordate ancora di Alien, la saga cinematografica iniziata con Ridley Scott nel 79, proseguita poi con James Cameron? Beh, gli xenomorfi ne hanno fatta di strada da allora, fino ad arrivare nel nostro mondo videoludico per l'ultima volta con Alien Isolation nel 2014. Spero quindi che gli alieni dal sangue acido vi siano mancati, perché il publisher 20th Century Fox e il team di sviluppo di Cold Iron Studios hanno recentemente annunciato Aliens Fireteam, uno sparatutto in terza persona di stampo cooperativo, ambientato proprio nell'universo cinematografico di Alien. Nel gioco, una squadra composta da 3 Marines combatterà per la sopravvivenza contro orde di xenomorfi in quello che sembra essere un alveare vero e proprio, con tanto di regina. Ambientato nel 2202, circa 23 anni dopo la trilogia originale, in Aliens Fireteam saremmo chiamati a interpretare uno dei Marine coloniali, per poi ritrovarci a rispondere alla chiamata di soccorso della USS Endeavour, ora infestata da un alveare di letali xenomorfi. Inutile dire che l'operazione di soccorso si trasformerà molto presto in un incubo. Ci saranno 20 diversi tipi di nemici, quelli ben noti agli appassionati della saga, ovvero gli xenomorfi normali, passando poi per i facehugger, la regina, insomma, di tutto e di più. Ognuno di loro avrà un'intelligenza artificiale con strategie e tattiche da applicare contro i nostri poveri Marines. Il titolo sarà giocabile insieme a 3 amici oppure in giocatore singolo con 2 personaggi controllati dall'intelligenza artificiale. Avremo a disposizione 5 classi fra cui scegliere: artigliere, demolitore, tecnico, medico ed esploratore. Cold Iron Studios ha dichiarato che avremo 30 armi selezionabili, a loro volta personalizzabili con 80 gadget vari, tutto all'insegna della massima personalizzazione. Ovviamente non potranno mancare i fucili iconici dei Marine e il lanciafiamme, simile a quello usato da Ellen Ripley. Il nuovo gioco di Alien arriverà nell'estate del 2021 su tutte le piattaforme: PC, PS4, Xbox Series X, PS5, Xbox One, insomma, ovunque, tranne che su Switch. Io vi ringrazio per averci seguito e vi invito a lasciare un mi piace qui in basso e iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. C'è anche uno sconto per chi lo fa. Tutti i dettagli sono in descrizione. Grazie per averci seguito e alla prossima!